Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Marsala erano presenti 17 consiglieri. Il presidente Insusturiano ha ricordato la figura del consigliere Andrea Marino, deceduto lo scorso 6 agosto. Da allora il Consiglio non si era più riunito. Parole condivise anche da Antonio Vinci, al cui intervento ha fatto seguito un minuto di raccoglimento dell'Aula. Subito dopo si è proceduto alla surroga del consigliere Andrea Marino con il primo dei non eletti della lista Marsala Città Punica PSI, ossia Giuseppe Carnese. Lo stesso ha quindi pronunciato la formula del giuramento di fronte al Consiglio, che ne ha successivamente convalidato la nomina. Giuro di adempiere alla mia funzione con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Poi l'intervento di insediamento del consigliere Carnese, nel corso del quale, dichiarando l'appartenenza al movimento Via per Marsala e riconoscendo quale capogruppo il collega Antonio Vinci, ha anche ricordato il defunto Marino ed ha ringraziato il consiglio per l'accoglienza. Ogni volta, per me è l'ennesima volta, ogni volta è una grande emozione che mi seggo in questo banco del massimo consenso civico. Emozione che nasce innanzitutto dalla triste circostanza che mi ha portato qui. La prematura scomparsa del caro amico Andrea, al quale mi legavano sentimenti di grande amicizia e stima reciproca, mi ha colto veramente spreparato, sinceramente. È inutile dileguarmi ancora su questa tragica fine. Cercherò di onorare la sua memoria con il massimo impegno e dedizione, portando avanti le iniziative che gli stavano a cuore. Nel prendere la parola, il vice sindaco Paolo Ruggeri ha inaugurato con il buon lavoro l'insediamento del neo consigliere Carnese. È doveroso da parte mia tornare un attimo a ricordare il compianto Andrea Marino, che già in tanti in quest'Aula abbiamo onorato con delle parole che certamente sono state ponderate e misurate. Oggi comunque dobbiamo guardare avanti e dare il benvenuto al subentrato consigliere Pino Carnese, al quale faccio i migliori auguri, e sono certo che la sua esperienza, il suo equilibrio e il suo impegno contribuiranno al meglio ai lavori d'aula e ai lavori delle commissioni alle quali sarà demandato di contribuire con il suo appunto impegno. Sono certo che saprà dare qualcosa di più di quello che lui si aspetta da se stesso, perché chiunque venga a lavorare in quest'aula deve dare il meglio di se stesso, e sono certo che Pino Carnese saprà farlo.